Giovane Rommel, nel 1917. Ha 24 anni. È un brillante tenente dell'esercito tedesco. Fa parte di una unità di elite, il battaglione di montagna del Württemberg, equivalente tedesco dei nostri alpini. Comanda due compagnie di Schützen, fucilieri, in tutto appena 400 uomini. Ma il suo contributo alla disfatta italiana a Caporetto sarà determinante. Disfatta raccontata in dettaglio nel saggio Fanteria all'attacco, scritto da lui stesso e pubblicato negli anni 30. Tuttora un piccolo bestseller. Il saggio ci descrive la tattica dell'infiltrazione. Un'autentica rivoluzione rispetto alla guerra tradizionale. Gli uomini di Rommel, infatti, sono ben equipaggiati e addestrati per aggirare le trincee nemiche invece di attaccarle frontalmente. Si muovono in piccoli gruppi, armati delle nuove mitragliatrici leggere che consentono agilità e velocità di spostamento. Gli italiani sono disorientati. Il nemico sembra invisibile, li attacca improvvisamente alle spalle, poi sparisce, cambia posizione e attacca di nuovo. Rommel, infatti, invece di attaccare frontalmente la cima del Naugradu, dove migliaia di soldati italiani tengono le posizioni, spinge il suo sparuto gruppo verso ovest. Si nasconde lungo il pendio del Kolovrat e da lì si infiltra nelle retrovie italiane. È l'inizio di un devastante blitz. Gli uomini di Rommel, dietro le nostre linee, si impadroniscono degli automezzi italiani carichi di rifornimenti. Si impossessano delle artiglierie indifese, finché, avanzando, avvistano una colonna di 2000 bersaglieri. Scrive Rommel: una lunga colonna nemica marcia verso di noi, senza misure di sicurezza, convinti di essere lontani dal fronte. I bersaglieri, colti di sorpresa, sono costretti ad arrendersi. Il Matajur è l'ultimo caposaldo della seconda linea italiana. Rommel, con soli 150 soldati, tenta l'assalto alla montagna. Quello che scopre è sorprendente. Centinaia e centinaia di soldati italiani fermi presso un attendamento. La folla mi fissa e non si muove. In tutto 1500 soldati contro le poche decine di Rommel. Si tratta del primo reggimento della Brigata Salerno. Gli italiani né attaccano né si nascondono. Rommel decide di farsi avanti da solo. Tiene in mano un fazzoletto bianco. Invita gli italiani ad arrendersi. I soldati si precipitano verso di me. In un baleno sono circondato e issato sulle spalle. Gridano: viva l'Austria, viva la Germania. Per loro la guerra è finita e scoppiano di gioia. Lo stesso accade con il secondo reggimento. Alla fine, sul Matajur, si arrendono in 3000. Il giovane tenente Rommel, futura volpe del deserto, nell'arco di 28 ore, tra il 25 e il 26 ottobre 1917, con soli 400 soldati, ha catturato più di 9000 italiani. Tra i suoi uomini ci sono stati soltanto 6 morti e 30 feriti.